Buona domenica. Oggi è la festa del corpo e sangue di Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: Il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo: Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità, io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Il Vangelo di questa domenica, dedicata alla celebrazione gloriosa del corpo e sangue del Signore, in latino il Corpus Domini, ci propone di nuovo il racconto della Pasqua. I discepoli si preparano a celebrare la Pasqua degli ebrei e durante quell'ultima cena pasquale Gesù istituisce l'Eucaristia, il mistero che stiamo celebrando. C'è profonda unione tra le due celebrazioni, la Pasqua ebraica e l'Eucaristia. Tanto che i discepoli andarono a preparare per celebrare la Pasqua ebraica e si ritrovarono dentro la nuova Pasqua di Gesù. Marco insiste sui minuti dettagli di questa preparazione. Soprattutto vuol sottolineare una cosa, che c'è molto poco da preparare, perché tutto è già pronto. L'uomo con la brocca viene incontro da sé agli apostoli e quando indica loro dove potranno mangiare la Pasqua, trovano una grande sala già pronta per il pasto. Tutto era già pronto, non mancava niente. Ma era già pronto per la Pasqua dell'Antico Testamento. Ora Gesù celebrerà una Pasqua nuova, ma la novità la può portare solo lui. C'era l'agnello pasquale, c'erano le spezie rituali, c'era già il pane e il vino. Questi ultimi ci sono sempre nella celebrazione ebraica, ma sono dei simboli marginali. Il pane azimo ricorda la fretta della fuga dall'Egitto, quindi la vittoria sul male simboleggiato dal faraone. Il vino, che trasforma un semplice pasto in una festa allegra, simboleggiava la gioia della liberazione e soprattutto la gioia più grande che il Messia avrebbe portato alla fine dei tempi. Gesù dirà che il pane ora invece rappresenta il suo corpo e il vino rappresenta il suo sangue. E l'agnello non è più l'agnello della Pasqua, ma è Gesù, l'agnello venuto a togliere i peccati del mondo. Non è più il sangue dell'agnello pasquale che viene versato,
ma il sangue di Gesù. Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza sparso per tutti gli uomini. Questa precisazione sul sangue sparso di Gesù non lascia alcun dubbio. Con questo rito usciamo dalla Pasqua ebraica che commemorava il primo esodo che condusse il popolo nella terra promessa e celebriamo la nuova Pasqua che parla del nuovo esodo, della nuova liberazione che Gesù sta per inaugurare e che condurrà il nuovo popolo di Dio da questa terra alla terra del Padre Celeste. In Gesù l'antica Pasqua dei Giudei passa alla nuova Pasqua del Calvario e della Resurrezione. E se c'è una continuità, nel medesimo tempo c'è una novità assoluta, definitiva. Ma Gesù non si ferma qui. In verità vi dico, io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. La gioia della Pasqua di Gesù, simboleggiata dal calice del vino, non termina né il giovedì né il venerdì santo e nemmeno nella mattina della resurrezione, ma continua nell'ascensione, nella Pentecoste, finché il regno di Dio si compirà e questa gioia non avrà mai fine. Anche oggi, quando celebriamo l'Eucaristia, noi ricordiamo la Pasqua degli Ebrei, Pasqua di liberazione e di gioia. Ricordiamo la Pasqua di Gesù, Pasqua di liberazione e di gioia, ed annunciamo la Pasqua eterna, quella liberazione dal male, dal peccato e dalla morte che ci attende, e annunciamo la gioia eterna, quella gioia dell'unione con Dio che ora comincia e che non avrà mai fine. Questa è la festa di oggi, la festa della liberazione e la festa della gioia che Dio ci dona per la vita eterna.